Sara Foscolo, non è andata come ci si aspettava, ha vinto Luigi De Vincenzi, reazioni a caldo? Reazioni a caldo, ovviamente auguro un buon lavoro al nuovo sindaco di Pietraligure, l'ho già chiamato e io farò la mia opposizione costruttiva e speriamo di poter collaborare. Io continuerò a fare il mio lavoro anche a livello parlamentare per il bene di questo territorio. Non siamo riusciti a far passare il nostro messaggio, dobbiamo farci il nostro esame di coscienza, ovviamente. I cittadini hanno scelto, questa è la democrazia. Che opposizione sarà quella della lista Foscolo? Per quanto mi riguarda sarà una opposizione costruttiva, una opposizione collaborativa, come è nel mio carattere. Cosa non ha funzionato così a caldo in questa campagna elettorale? A caldo, vabbè, Luigi De Vincenzi si sapeva che era un avversario forte, quindi non l'abbiamo mai sottovalutato. Probabilmente potevamo fare di più, il nostro messaggio ai pietresi non è arrivato. Chiaro, adesso a caldo, adesso le prime impressioni, non so, non ho ancora visto tutti i miei candidati. Dovremo poi tutti farci un esame di coscienza, chi più chi meno. Sara Foscolo che comunque rimarrà a Roma ma farà opposizione come consigliera. Quello sicuro, lavorerò da Roma sempre per il bene di questo territorio che io amo e farò la mia opposizione come giusto che sia, dai banchi della minoranza. A livello di partito resta comunque lo straordinario risultato della Lega alle europee? Beh, quello sicuro, non posso che essere felice, ieri sera festeggiavamo. Noi siamo comunque un piccolo comune, quindi non era così scontato, anche se per qualcuno poteva essere scontato che il risultato comunale potesse seguire l'onda nazionale. A Pietra conta molto di più la persona, contano molto di più i programmi e ripeto, evidentemente il nostro messaggio non siamo stati in grado di trasmetterlo meglio.